Eder. Mech. Pallister. Sono convinto che Liliana Resinovic sia stata uccisa da un individuo finora non considerato dalle indagini, un vero e proprio jolly che potrebbe averla rapita e segregata. Nonostante il suo corpo sia stato ritrovato in un bosco a Trieste 3 settimane dopo la sua scomparsa, e contro l'ipotesi della procura che sostiene si sia suicidata. Questa convinzione l'ho espressa nel libro Liliana Resinovic, L'enigma di Trieste di Rino Casazza, disponibile su Amazon. Basandomi su un ragionamento logico e su un principio investigativo che ho individuato, perfezionato e stabilito personalmente. Liliana è scomparsa la mattina del 14 dicembre 2021, e secondo quanto riportato da Claudio Sterpin, che aveva parlato con lei al telefono poco prima della sua uscita. Aveva in programma di recarsi al negozio Wind in via Battisti. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano che si stava effettivamente dirigendo in quella direzione, come confermato anche dalla testimonianza di una fruttivendola. Tuttavia, non è mai arrivata al negozio Wind. Mi chiedo, perché non aveva con sé il suo cellulare? È possibile che chi l'ha uccisa lo abbia poi riportato a casa sua per depistare le indagini? La sparizione di Liliana, secondo me, nasconde un incontro pericoloso con un predatore, un individuo capace di usare la forza ma anche di persuadere o sedurre la sua vittima a seguirlo. Probabilmente fino a un luogo ignoto dove lei sarebbe rimasta nascosta fino alla sua morte, avvenuta ai primi di gennaio. Questo scenario solleva molti interrogativi che meritano delle risposte. Nonostante non si tratti della soluzione definitiva, è un'ipotesi investigativa che va verificata attentamente, soprattutto considerando gli elementi che contraddicono l'ipotesi del suicidio. Come il foro nella rete, l'impronta controversa di un guanto sul sacco e l'assenza di impronte di Liliana sui sacchi della spazzatura che ricoprivano il suo corpo. Infine, riflettendo su chi potrebbe aver avuto interesse alla sua morte da commissionare il delitto, ritengo che si tratti di un soggetto con tendenze necrofile e ossessive. Mosso da motivazioni psicologiche, economiche, o biologiche. Ho anche notato possibili somiglianze tra l'omicidio di Liliana Resinovic e quello di Serena Mollicone, indicando una possibile connessione tra i due casi. Entrambi caratterizzati da particolari metodi di occultamento dei corpi, suggerendo una sinistra correlazione tra questi due tragici eventi ancora irrisolti. Invito dal CESCRIM. Comunicato stampa. Sabato 23 marzo 2024, ore 10:15, presso il Palazzo della Cultura, Corso della Repubblica, Cassino, conferenza stampa incontro del pool tecnico scientifico della difesa Mottola. Processo d'appello per l'omicidio di Serena Mollicone Giallo di Arce. Argomento il punto della situazione dopo l'esame delle prove scientifiche e dei consulenti tecnici. Ingresso su invito del CESCRIN o su prenotazione a credito a segreteria cescrin@gmail.com. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.